21 novembre 2022, ore 12:56. Quando si fanno i sacrifici al lotto, tutto cresce. Certamente, per far crescere questa cerpaia di nocciolo, prima era piccolo, qui ci vuole continua manutenzione. Ogni anno qua si toglie un po' di quest'erba che sta intorno. E qui ho messo diversi alberi di nocciolo. Il nocciolo produce continui pollucci, questi vanno diradati. Quindi la passione per l'orto bisogna averla. Si perde tempo, ore a disposizione. È come la voglia di lavorare, o ce l'hai o non ce l'hai, io ce l'ho. Ma la grande soddisfazione che qui ogni anno aumenta la quantità dei noccioli e già crescono. Ma che succede? Da qualche anno, questo man mano che cresce, i rami protesi qui verso l'interno fanno ombra. Anche quest'altri fanno ombra e quindi l'erba sottostante dove c'è l'ombra cresce poco. La vita costa, ma costa ancora di più quando si va a fare spesa. Quindi il seme del nocciolo, la nocciola, è molto nutriente. Si mangia cruda, ci si fanno i dolci, si fa bristoletta, ci fanno anche cioccolato, no? Ecco l'altro. E qui abbiamo anche un albero di amarena, vedete? Quindi ammirare la natura morta, no, non è la natura morta, ma non c'è il fogliame. Quindi si vede pienamente la ramificazione, eccola qui, le ultime foglie e soprattutto avviciniamoci. Qui è da notare che è rinato, ecco qua, un pollone di amarena, anche qui e anche qui. Qua si parla di amarena e di visciola, quindi sempre la stessa varietà, ma cambia colore, però sempre della famiglia delle ciliegie. Ecco qui, e qui un'altra grande soddisfazione, ho seminato anche il topinambolo.